Benvenuti a questa nuova puntata di Storie a quattro zampe. Siamo sempre a Vela Taranto, questo posto magnifico che consiglio per chi non l'avesse fatto di visitare. L'argomento che andiamo a trattare in apertura è un argomento un po' particolare che riguarda le spighe di grano e sapete quanto sono pericolose per i nostri amici a quattro zampe, in modo particolare per i cani. E il servizio che andremo a vedere è per la disavventura che ha colpito un nostro amico, per fortuna risolta nel migliore dei modi dall'intervento del dottor Federico Cavalli. Quindi andiamo a vedere questa storia che vi anticipo finisce bene. Buongiorno, sono Massimo e sono venuto qui a Domodossola, alla clinica del dottor Cavalli, con mia moglie e mio figlio. Abbiamo portato il nostro cane, un beagle, Leopoldo, perché ci siamo accorti che aveva un fastidio all'interno del naso, continuava a starnutire. Quindi ci siamo chiesti come mai fosse accaduta questa cosa, siamo andati dal nostro veterinario. Lì ho conosciuto il dottor Cavalli, che mi hanno consigliato appunto di venire qua nella sua clinica per vedere, verificare con la giusta strumentazione adeguata, ecco. E niente, siamo in attesa in questo momento, lo sta visitando, vediamo cosa ha, cosa non ha. Ecco, noi siamo appunto di Varese e ci hanno detto che questa clinica è una clinica di un certo rilievo per queste cose. Nel periodo primaverile estivo la maturazione delle spighe di grano e di orzo soprattutto può provocare una patologia, che è appunto la patologia legata alla migrazione di queste spighe all'interno del corpo, che entrano generalmente dal naso, ma possono entrare dal prepuzio, dall'ano, da parecchie, oppure soprattutto anche a livello dello spazio interdigitale. Queste spighe, come vedete, hanno la possibilità di andare avanti ma non indietro, perché hanno delle rastremature che permettono solamente l'avanzamento e non l'indietreggiamento. Questo cagnolino qua è un cagnolino che da una settimana aveva un scolo nasale, aveva degli starnuti, a volte intermittenti, e si sospettò appunto la presenza di queste spighe. Il veterinario curante l'ha mandato a noi come referenza e abbiamo trovato la spiga. La spiga si trovava nel meato medio, quindi ci sono tre meati nel naso, meato medio, ventrale e dorsale, ed era quasi in prossimità delle coane, quindi molto profondo. Siamo entrati con questo strumento, che è uno strumento di visione, è uno strumento di 2,7 mm, con una camicia che ha la possibilità, con un canale di servizio, come avete visto, di arrivare direttamente al sito in cui c'è la spiga. Quindi noi semplicemente siamo entrati con questo strumento, questa pinza, abbiamo afferrato la spiga e poi abbiamo retratto il rinoscopio con contatto di ottica, camicia e di pinza, abbiamo retratto appunto la spiga, che è appunto quella che vediamo. Ci vuole un po' di manualità, ci vuole un pochettino di conoscenza dei materiali, però al giorno d'oggi con, diciamo, questi sistemi riusciamo a diciamo ad avere degli ottimi risultati con un'ottima possibilità appunto di un ritorno funzionale del cane alla normalità. Voilà, dottore. Guarda qua. Grazie. Questo è il andato bene. Questa è la spiga, non era piccolina, eh? E si trovava proprio nella parte più aborale del cranio, quindi a parte qua. Era posizionata così, può solamente andare avanti, non indietro. Niente. Grazie. Dai. Antinfiammatorio. Grazie a voi. E soprattutto grazie. È stato un piacere. Ci siete anche, cioè, una cosa positivissima è il fatto di, sì, che il proprietario l'ha riconosciuto subito il problema. Sì. Non tutti i proprietari sono così. Per mangiare, adesso lui può adesso mangiare, può mangiare nel pomeriggio, può mangiare tranquillamente. Nel pomeriggio non gli do niente, sì, adesso. Perché appena fatto l'anestesia, sì. Antinfiammatorio. Basta. Va bene. Dai, sono grazie. Dai, grazie. Grazie a voi. Sì, questo è sì. L'ora del mio. L'hai messo, mi sa, dentro lì. Il nastro di là. Sì. Okay. Da mettere in un quadretto, tipo un ex voto. Posso andare a recuperare il certo, dettaglio? Certo. Vi saluto, buona giornata. Di nuovo, grazie.
In molte occasioni i nostri amici a quattro zampe, in modo particolare i cani, arrivano dalle zone del sud Italia. Quindi noi abbiamo seguito proprio in particolare uno, ed è naturalmente il cane che poi è stato adottato dalla nostra carissima amica e collaboratrice Laura Fabbri. Ma vediamo tutto il percorso e le spiegazioni in dettaglio per come comportarsi. Oggi siamo qui con Peggy, ex Pippi, una nostra affezionatissima paziente. Colgo l'occasione di avere qui questa cagnolina perché vorrei parlarvi di un argomento che negli ultimi anni ci sta coinvolgendo molto, ovvero il trasporto degli animali dal sud Italia verso il nord. Avrete visto che sui social ci sono tantissime possibilità di adottare cani e gatti che le associazioni del sud Italia prendono dalla strada e poi attraverso delle adozioni lontane, quindi qua da noi al nord, mandano in questi viaggi. Ovviamente noi non siamo contrari a questo tipo di adozioni, però voglio precisare, e poi vi racconterò anche la sua storia, che il lungo viaggio che spesso questi animali subiscono dal sud Italia al nord non è una cosa da sottovalutare. Infatti spesso gli animali che vengono trasportati sono degli animali giovani, dei cuccioli, anche di pochi mesi, come era il caso appunto di questa cagnolina. E ovviamente un viaggio del genere per un cucciolo così giovane può essere anche molto pericoloso, soprattutto se non viene effettuato nel modo corretto. Per questo, se dovesse vedere su Facebook qualche cucciolo, qualche cane e vi interessa l'adozione, appunto, dovete verificare sempre che il cane prima del trasporto venga visitato da un veterinario, soprattutto che vengano effettuate le vaccinazioni, non nell'immediata corrispondenza del viaggio, ma almeno una settimana prima, e che sia applicato il microchip. Solo con tutta questa documentazione l'animale è in regola per il viaggio, ma soprattutto è protetto. I cuccioli, quando sono piccoli, non hanno nessuna immunità nei confronti di malattie molto pericolose, come per esempio il parvovirus. Lei, per esempio, è stata spedita dalla provincia di Palermo, era davvero molto piccola e non aveva effettuato praticamente alcun vaccino, se non uno il giorno prima della partenza. Durante il viaggio, purtroppo, la cagnolina ha sviluppato appunto una gastroenterite molto grave provocata dal parvovirus e quando è arrivata a Milano c'è stata poi subito portata. Il parvovirus è una malattia infettiva virale e quindi Peggy è stata ricoverata da noi come animale nella degenza degli animali infettivi. Bisogna stare molto attenti e isolarla completamente dagli altri animali perché appunto potrebbe infettarli. Peggy per fortuna è stata ricoverata da noi in solo una settimana attraverso delle fluidoterapie e antibiotici iniettabili ed endovena, è riuscita a sopravvivere a questa brutta malattia. Ci siamo subito affezionate a lei perché, come vedete, è una cagnolina davvero molto dolce e siamo riuscite a contattare una nostra cliente che aveva da poco perso un cagnolino. Spesso si sa, la morte di un cane per le nostre famiglie equivale alla morte di un membro delle nostre famiglie, quindi al pari di un parente. Questa cliente infatti non voleva più prendere un altro cagnolino perché si soffre molto, ma come diciamo sempre noi, si soffre talmente tanto, sì, però ci danno talmente tanto che vale sempre la pena soffrire un po' alla fine, ma goderceli finché è possibile. Quindi per fortuna questa nostra cliente è venuta a vederla, se n'è innamorata esattamente come me e Sara e l'ha portata a casa. Adesso è qui per un controllo di routine e per terminare il suo ciclo vaccinale. Io da qualche mese avevo perso il mio cagnolino. Le ragazze e i ragazzi della clinica ovviamente sapevano questa situazione. Quando è arrivata Pippi, poi ribattezzata Peggy, ovvero lei, hanno pensato a me, mi hanno chiamata, mi hanno raccontato la sua storia, io sono venuta a vederla, lei era all'interno di una gabbia ancora un pochino convalescente e vabbè, insomma, ci siamo trovate e lei oggi è parte integrante naturalmente della nostra famiglia e ancora un po' vivace. Ma stiamo lavorando anche sulle regole, però insomma l'amore che dà un cane è veramente grandissimo e quindi siamo contentissimi che lei sia con noi.
Siamo arrivati anche all'appuntamento con Lorenza Giavina, la nostra addestratrice, che ci spiega tutti i segreti e gli accorgimenti per addestrare il nostro cane. Il richiamo del cane è importante, perché quando noi chiamiamo il nostro cane deve assolutamente ubbidirci e venire presso di noi, specialmente magari in situazioni un po' particolari. La Sally lo fa, non sempre, ma devo dire quasi sempre, perché è un cane molto giudizioso e molto ubbidiente. Ma vediamo il tutto nell'intervento di Lorenza Giavina. Ciao, bentornati allo spazio cinofilo ACC K9T. Oggi ci occuperemo del richiamo. Il richiamo del cane è la base di tutto l'addestramento, diciamo che è la cosa più importante. Importante perché intanto si fa conoscere al cane il proprio nome e seconda cosa perché ci permette di richiamare il nostro quattro zampe in ogni momento e in ogni situazione. Il richiamo viene fatto da subito, quindi appena il cane lo portiamo a casa, viene iniziato questo percorso e deve essere sempre premiato. Una cosa a differenza di tutti gli altri comandi, il richiamo deve essere sempre con voce festosa. Il cane non deve mai venire da noi col dubbio di essere punito o sgridato. Quando si fa il richiamo, il cane deve essere felice di tornare da noi. Si premia sempre finché il cane non l'ha acquisito bene, dopodiché il premio viene dato ogni tanto, proprio per tenere questa voglia di venire da noi sempre molto, molto elevata. Inizialmente il richiamo viene fatto col cane da solo, dopodiché la difficoltà aumenta in quanto viene poi messo in condizioni di dover venire solo quando sente il suo nome oppure anche quando sta giocando con altri cani e quindi deve smettere di fare una cosa che gli piace per venire da noi. Quando si ottiene questo risultato vuol dire che il cane ha ben capito quello che deve fare. Per questa puntata è tutto, ci vediamo la prossima settimana dove parleremo della condotta. Ciao! Mi piace molto anche andare in mezzo alla gente, specialmente poi quando ci sono gli animali, i nostri amici quattro zampe, i cani, i protagonisti. E l'abbiamo fatto questa estate proprio in occasione di una festa organizzata alla Lucciola di Villa d'Osso da LUGI, Associazione Genitori Italiani. Per l'occasione i protagonisti erano proprio i nostri amici a quattro zampe. Una sfilata, le premiazioni, una giuria di bimbi ha poi scelto il cane più bello, più bravo, ma questo non è relativo. E noi abbiamo effettuato anche delle interviste che direi di vedere insieme. Si chiama Maya e rappresenta una riscossa per tutti i cani abbandonati perché lei arriva dal canile e per lei è stata una nuova opportunità di vita. Lei è Gea, è il mio cane, con lei facciamo soccorso e andiamo a cercare le persone disperse e ci divertiamo, vero Gea? Già? Hai caputo già? Brava Ciccia! Lui è Kinder e per me tutto da quando è arrivato è stato un grande aiuto per la mia vita e lo ringrazierò per sempre. Un bacione, Kinder! Mi chiamo Melissa e questo è il mio cane, si chiama Minnie e per me rappresenta tutto. E fa parte della mia vita ed è come se fosse una terza sorella. Per me il cane Mira rappresenta una compagna, un'amica, un sostegno, un sollievo, una compagnia, tutto quello che tutti i migliori cani non possono che dare a chi li ama. Per cui amate i cani. Allora abbiamo qua
una famiglia di cocker. Abbiamo Mia, Ruby, Belle, Ellie, e ormai ci riempiono le giornate come non so cosa. Cioè, è una gioia averli, anche un po' una fatica a volte, però è una gioia, ti riempiono proprio la giornata, e quindi una cosa fantastica. Consiglio a tutti di avere un cane, un animale soprattutto. Il gatto Mitsu è il protagonista di questo servizio. Problemi per lui: ventre gonfio, temperatura di 41 gradi, quindi necessita di una profonda indagine da parte della dottoressa Sara, che lo ha visitato e lo ha seguito per noi. Vediamo. Mitsu ci è stato portato qualche giorno fa dalla proprietaria. È un gatto comune europeo di 3 anni circa. La proprietaria si è accorta che da qualche giorno Mitsu non mangiava più con appetito, era meno attivo del solito e soprattutto aveva la pancia molto gonfia. Dalla visita clinica abbiamo subito rilevato una importante ipertermia, quindi una temperatura molto alta, infatti aveva quasi 41 di temperatura. Ci siamo subito focalizzati sul suo addome, che come potete vedere era ed è ancora molto gonfio, e facendo un'ecografia abbiamo rilevato all'interno dell'addome la presenza di liquido, che normalmente non dovrebbe esistere. Lo spazio nero che vediamo nell'immagine è il liquido accumulato all'interno della cavità addominale, quindi della pancia del gatto. Calcolate che in un animale normale questo spazio nero non dovrebbe assolutamente esistere. Tutti i visceri, quindi l'intestino, il fegato, navigano all'interno di questo liquido patologico. Nel gatto giovane, come Mitsu, questa condizione si può facilmente associare a una peritonite. Una peritonite che può essere virale, la famosa FIP, peritonite infettiva dei gatti, che è una malattia ad eziologia virale e purtroppo mortale, a meno che non si intraprenda una terapia molto costosa, oppure una peritonite settica, quindi causata da un'infezione di batteri che sono riusciti ad arrivare a contatto col peritoneo, che di solito è un ambiente sterile. Su Mitsu abbiamo effettuato un prelievo di questo liquido dall'addome e l'abbiamo mandato ad analizzare in laboratorio per appunto essere certi che si trattasse di una forma o batterica o virale ed intraprendere poi la terapia più corretta. Dal laboratorio è arrivato il risultato del liquido analizzato di Mitsu, di cui vi parlavo precedentemente. Come avevamo ipotizzato, si tratta di liquido dovuto ad una peritonite, quindi ad un'infiammazione del peritoneo, di natura settica, quindi batterica. Abbiamo richiesto di aggiungere all'esame di laboratorio un'analisi che ci permette di identificare nello specifico il batterio responsabile di questa infezione. Abbiamo già intrapreso comunque una terapia antibiotica che permetterà a Mitsu di iniziare a migliorare prima di avere poi identificato quale sia l'antibiotico d'elezione, e a quel punto andremo a effettuare una terapia ancor più mirata. Continua la nostra visita a Villa Taranto, alla scoperta di questi luoghi incantati a Verbania, sul Lago Maggiore, posto magnifico che vi consiglio di visitare. L'argomento che segue riguarda il medico risponde. La dottoressa Jessica ci spiega qual è il momento per adottare i cuccioli, sia di cani che di gatti, non prima dei 2 mesi, perché per 2 mesi devono stare assolutamente con la propria mamma. Ma vediamo nei dettagli la spiegazione della dottoressa Jessica. Ideale per adottare un nuovo cucciolo in casa? Mi raccomando, non prima dei 2 mesi di vita. Quando è possibile, io consiglio sempre di aspettare anche il terzo mese. Questo perché? In generale, ovviamente, l'adozione avviene nel momento in cui è ormai avviato lo svezzamento, quindi lasciano il latte materno per iniziare le pappine apposite per lo svezzamento. Ma questo avviene anche a partire dal primo mese di vita, ma più si aspetta e meglio è. Perché? Perché più tempo il cucciolo rimane a contatto con la madre e con eventuali fratelli,
più da grande sarà un adulto che avrà un atteggiamento più equilibrato. Spesso infatti, quando per diversi motivi il cucciolo viene strappato dalla madre troppo presto, da adulto è un cucciolo un po' più spaventato e alle volte anche diventano aggressivi, potremmo andare incontro a dei problemi comportamentali. La nostra Kelly, ad esempio, è stata adottata al compimento del terzo mese e questo ci ha permesso poi di non avere problemi anche quando la si porta dal veterinario per fare una visita. È un cagnolino sicuro di sé e che si lascia toccare e manipolare con facilità. Ebbene, siamo giunti al termine anche di questa puntata, spero vi sia piaciuta, sicuramente vi è piaciuto l'ambiente dove abbiamo registrato le presentazioni qui a Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore. Vi ricordo che potete inviarci le foto dei vostri amici a quattro zampe, foto orizzontale, il nome del vostro amico, il vostro nome, ma soprattutto anche da dove ci inviate la foto. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Arrivederci!